14 agosto 1988. Muore a Maranello Enzo Ferrari, il creatore della Rossa, l'auto simbolo dell'Italia che vince, l'uomo che ha imposto il mito del cavallino rampante, il marchio italiano più conosciuto nel mondo. Commendatore e cavaliere del lavoro, 2 lauree honoris causa, 9 vittorie ai campionati del mondo. La vita privata di Ferrari è costellata anche di grandi tragedie familiari. Nel 1956 muore a soli 24 anni il suo adorato figlio Dino. Alla sua memoria, Enzo Ferrari dedica una delle sue più celebri vetture, la Ferrari Dino. Fra le sue tante frasi celebri, 2 spiegano chi fu Enzo Ferrari. Una ammonisce, il secondo è il primo dei perdenti. L'altra dice che in Italia non abbiamo petrolio o miniere, ma possiamo primeggiare nel mondo grazie alla fantasia. Ecco, l'ambizione e l'orgoglio erano le armi vincenti di Enzo Ferrari, un genio che seppe trasformare un'officina di provincia nel marchio italiano più famoso del mondo. La Ferrari non solo ha dominato le corse per molti anni, ma ancora oggi rappresenta il marchio delle auto sportive più desiderate. Pensare che nel 1918, quando andò a Torino per essere assunto dalla Fiat, il giovane Enzo Ferrari fu scartato dal direttore del personale. Poco male, perché proprio quel giorno, a Porta Nuova, alla stazione, sulla strada del ritorno, conobbe Laura, la sua futura moglie. Insomma, il viaggio non fu inutile. Enzo Ferrari rimase orfano a soli 17 anni e a 18 perse anche il fratello Dino. Per ricordarlo, chiamò così suo figlio, ma anche lui morì prematuramente a soli 24 anni. Così è la vita, dà e toglie, regala grandi gioie e grandi dolori. Ciò nonostante, Enzo Ferrari rimase sempre un grande sognatore. Date a un bambino un foglio di carta e dei colori, chiedetegli di disegnare un'automobile e sicuramente la farà rossa, è un'altra delle sue frasi celebri. Ferrari è morto 34 anni fa, il 14 agosto 1988, ed è bello ricordarlo così, con l'immagine di un bambino che disegna una macchinina rossa. Enzo Ferrari, il più versatile costruttore di automobili da corsa del mondo. Emiliano, carattere difficile, spesso polemico. TV7 è andato ad intervistarlo e Ferrari, abitualmente restio, ha accettato di rispondere alle domande che gli abbiamo rivolto e che, probabilmente, chiunque si interessi di auto e di corse automobilistiche gli avrebbe fatto. Nelle risposte c'è tutto il personaggio Ferrari, come d'altra parte voi stessi giudicherete fra poco. Il primo incontro è avvenuto all'autodromo di Modena, dove Ferrari ha assistito alle prove di un nuovo modello. La conversazione fra lui e il collaudatore Lippi era strettamente riservata e ci siamo limitati a seguirla con l'obiettivo. L'intervista invece è avvenuta a Maranello, dove si fabbricano le sue automobili. Ingegner Ferrari, perché lei non assiste mai ad una corsa automobilistica anche quando corrono le sue macchine? È una cosa, direi, risaputa. Vedere una macchina soffrire fa molto male, è come vedere un figlio malato. Ora, la macchina è un qualche cosa che mi appartiene, perché prima di vederla correre sulle piste fa parte di un qualche cosa che io ho lungamente sognato, perfezionato nella mia mente e che è la somma di compromessi, di rinunce, di molto lavoro mio e dei miei collaboratori. Vedere una creatura soffrire perché è inadeguata alla competizione che sta disputando oppure perché menomata in un certo momento, inopinatamente, e tolta dalla competizione è un qualche cosa che fa male al cuore. Ingegner Ferrari, lei viene ritenuto un uomo difficile e scontroso. Può darci un giudizio obiettivo di se stesso? Ma tutte le volte che io mi guardo nello specchio mi faccio rabbia, quindi penso che anche coloro che mi conoscono poco
o intendono soltanto parlare di me possono avere la stessa impressione. Io le dirò però che nella vita si giudicano spesso gli uomini per quello che di loro si dice e non per quello che essi sono realmente. E così mi capitò un giorno di sapere che un ministro americano andò a visitare un grande banchiere, il quale si dimostrò scortese non avendogli egli stretto la mano né all'ingresso del suo ufficio né all'uscita. Chiese alla segretaria, congedandosi da questo banchiere, come mai il suo principale era così poco educato. Ed ella rispose candidamente: non fate caso, si tratta di un piccolo difetto, gli sudano sempre le mani. Nei suoi scritti, ingegner Ferrari, anche nei suoi discorsi, ella ricorda spesso i piloti che sono deceduti al volante delle sue macchine. Sente forse un minimo di responsabilità nella loro sorte? Vi è una responsabilità morale in tutto quello che noi facciamo nella vita. Non tocca a me fare il bilancio se le loro perdite sono state passive agli effetti del progresso dell'automobile. Io sono convinto che il progresso dell'automobile nella sicurezza della viabilità di tutti i giorni è strettamente connesso alle affermazioni sportive. Sono convinto che le corse ci hanno insegnato a costruire delle ottime macchine da turismo, ma è ovvio che tutto questo comporta dei sacrifici umani. Sono stati troppi, non tocca a me dirlo. Quale giudizio desidererebbe che i posteri dessero? È stato un grande organizzatore, un grande tecnico, oppure un abile uomo d'affari? Penso che quando una persona se n'è andata non abbia più nessun desiderio da esprimere. Ma in vita vorrei essere dimenticato, perché se quello che ho fatto io stesso non lo giudico altro che un atto personalissimo, non vedo perché gli altri dovrebbero essermene riconoscenti.